In una bellissima intervista, Umberto Garimberti ha affermato che la letteratura ci insegna a conoscere i sentimenti. La lettura di questi libri, M, il figlio del secolo e M, l'uomo della provvidenza di Antonio Scurati, editi da Bompiani, ci avvicinano a un uomo del Novecento molto famoso in Italia, ma che probabilmente lo abbiamo conosciuto solamente sui libri di storia o forse in alcuni film o soprattutto nei saggi storici. Allora, il lavoro di Antonio Scurati è assolutamente incredibile perché attraverso la lettura di fonti storiche e di testimonianze lui ci permette di entrare nell'anima di questo personaggio, di Benito Mussolini, ci fa capire che cosa pensava in certi momenti storici e ci fa capire che cosa pensava e ci fa capire come è nato tutto questo movimento che ha sconvolto l'Italia per diversi anni. Le intenzioni dell'autore sono ben definite fin dall'inizio del primo libro. Fatti e personaggi, scrive Antonio Scurati di questo romanzo documentario, non sono frutto della fantasia dell'autore. Al contrario, ogni singolo accadimento, personaggio, dialogo, discorso qui narrato è storicamente documentato e o autorevolmente testimoniato da più di una fonte. Detto ciò, resta pur vero che la storia è un'invenzione cui la realtà arreca i propri materiali, non arbitraria però. Ecco, quindi dobbiamo iniziare a capire subito chi era Benito Mussolini. Benito Mussolini viene da una provincia romagnola, era figlio di un fabbro e nasce appunto in questa zona dell'Italia nel 1883. Il libro M, il figlio del secolo, inizia con una scena molto forte e vediamo dall'inizio un Mussolini cupo, disorientato, derelitto, lo definisce Antonio Scurati, derelitto della politica, che sta cercando una propria strada. Organizza in piazza San Sepolcro a Milano il primo raduno dei fasci di combattimento. Questo evento passa un po' sottotono, il Corriere della Sera gli dedica proprio un trafiletto e di fianco a questo trafiletto c'era 10 righe che facevano la cronaca di un furto di saponette in un negozio. Allora qui lui si ritrova insieme a non più di 100 persone e quindi è costretto a disdire la prenotazione del Teatro Dal Verme che aveva una sala di più di 1000 persone per scegliere un'altra sala meno capiente, quindi tutto abbastanza sottotono, ma nel giro di 3 anni lui salirà al Quirinale. E allora bisogna capire come è successa, come è mai potuto succedere questo, ma soprattutto, secondo me, molto importanti sono le persone che gli sono state vicino. Iniziamo soprattutto dalle donne. Le donne che sono state vicino a Benito Mussolini sono prima di tutto la moglie Rachele. Rachele era una contadina ed era la figlia della seconda moglie del padre di Benito Mussolini. Lui si invaghisce di lei, la vuole a tutti i costi, la chiede al padre, la chiede alla madre di lei e loro gliela danno. Da quel momento in poi lui vivrà con lei inizialmente senza neppure sposarla e successivamente vedremo che quando sarà già a Roma la sposerà per essere anche forse più ben accetto alla Chiesa romana. Rachele quindi era una contadinotta, dice Antonio Scurati, bionda, piena e molto giovane. Rachele sa che attorno a Benito Mussolini ci sono tantissime donne,
perché lui ha questo gusto della sessualità molto sviluppata, ma un gusto, ma una sessualità sicuramente di tipo maschilista, di tipo predatorio, sicuramente di poco rispetto verso le donne. Accanto a lui però c'è una donna che a Rachele dà molto fastidio. Mi riferisco a Margherita Sarfatti, una collezionista d'arte, una critica d'arte molto famosa, una donna molto colta che sta con lui, diventa la sua amante e nell'intimità lo chiama il mio tenerissimo selvaggio. Lei era appassionata di politica e da donna colta che era, capisce che in quel periodo le donne politicamente non avevano spazio. Allora decide di puntare su di lui, di puntare su quest'uomo e cosa fa? Lo rende meno rozzo, gli consiglia dei libri da leggere, lo crea personaggio. Lei è anche una donna di potere perché anche grazie a Mussolini sarà colei che organizzerà la prima mostra del Novecento italiano a Roma e lancerà pittori tipo Mario Sironi. E lei convince il Duce che il fascismo, è lei a convincere il Duce che il fascismo doveva avere una propria arte. Oltre alle donne abbiamo tanti uomini che girano attorno a Benito Mussolini, sicuramente Filippo Tommaso Marinetti, l'ideatore, il fondatore, il maestro del futurismo, sicuramente Gabriele D'Annunzio, che Mussolini, verso il quale Mussolini ha un atteggiamento abbastanza ambiguo. Diciamo che anche qui è predatore, cerca di prendere da D'Annunzio tutto quello che pensa che il poeta gli possa dare, ma non gli fa piacere, lo vede come una figura un po' scomoda per il fascismo. E poi c'è Italo Balbo, maestro di beffe, un ex eroe di guerra, pare che sia lui che si sia inventato la pratica dell'olio di ricino, oppure che sia stato lui a dire ad alta voce per la prima volta la famosa frase me ne frego. Pare anche che sia stato lui ad inventarsi, dalle righe di Antonio Scurati, si vede che è stato lui a organizzare la prima marcia fascista che poi Mussolini prenderà ad esempio per organizzare quella più grande nella città appunto di Roma. E poi c'erano gli Arditi erano queste figure leggendarie, ex eroi di guerra che erano dei delinquenti in guerra e che rimangono dei delinquenti anche dopo la guerra, che lo accompagnano soprattutto nella parte più violenta del fascismo. Poi c'è poi un personaggio molto vivo nel romanzo di Antonio Scurati, ma assolutamente non amico di Mussolini, che è Giacomo Matteotti. Giacomo Matteotti lo descrive come un personaggio che porta avanti una denuncia continua e tenace che non smette mai, che la mantiene fino alle ultime ore della sua vita e che praticamente in un certo momento pare, ben sappiamo che Giacomo Matteotti sarà ucciso dalle squadre fasciste e porterà a un momento di forte crisi la scalata storica di Benito Mussolini al potere. Diciamo quindi, da un momento così basso come quello di Piazza San Sepolcro, quali mezzi usa Benito Mussolini per arrivare alla potenza e per arrivare al potere? Fondamentalmente io ho rilevato dai libri di Antonio Scurati tre elementi. Il primo fra tutti è la violenza. La violenza perpetrata da queste squadre d'azione in tutti i sensi, una violenza che portava alla paura. Più aumentava la violenza di queste squadre, più aumentavano i consensi
verso il fascismo. Questo è stato proprio un effetto valanga che ha portato gli italiani a schierarsi dalla parte dei fascisti. Diceva Mussolini: siamo violenti ogni volta che è necessario. La violenza è una necessità chirurgica, è una violenza cavalleresca quella fascista, non ha carattere di vendetta personale ma di difesa nazionale. Un altro elemento che secondo me è stato determinante per l'ascesa al potere di Benito Mussolini è la totale impotenza della classe politica, ma soprattutto della classe politica liberale, che hanno pensato di coinvolgere i fascisti nel governo, che hanno pensato di addomesticarli e di riuscire a gestirli. Alla fine possiamo dire solo che i liberali, Giolitti in testa, hanno sottovalutato questo fenomeno. E poi un terzo punto che sicuramente è l'aspetto più moderno di Mussolini. Mussolini era un giornalista, aveva iniziato, come era arrivato a Milano perché era direttore dell'Avanti, poi per motivi di incomprensione, soprattutto riferenti appunto all'entrata in guerra dell'Italia nella prima guerra mondiale, ha deciso di dimettersi dal Partito Socialista e di diventare di fondare un nuovo giornale che era Il Popolo d'Italia. E qui, aiutato da Margherita Sarfatti, crea un vero e proprio stile nuovo comunicativo, uno stile secco, uno stile incisivo, fatto di frasi spezzate, di periodi di una sola posizione, dove in ogni frase c'era sempre il pronome io, questi periodi che finivano quasi sempre con un punto esclamativo e che erano dei veri e propri slogan. Secondo me questi tre fattori sono stati determinanti a non intralciare e a lasciare andare Mussolini verso un potere che neanche lui probabilmente avrebbe mai immaginato. A soli 39 anni lui diventa il più giovane presidente del Consiglio d'Europa. Mussolini il figlio del nostro secolo, che il secolo naturalmente è il Novecento, si conclude con il suo discorso alla Camera, quando lui dichiara di prendersi tutta la responsabilità di quanto è successo a Giacomo Matteotti. Invece Mussolini II, il libro secondo, L'uomo della provvidenza, si apre con un Mussolini che è già primo ministro e che deve spianarsi la strada verso la dittatura. E la dittatura che, ben sappiamo, annullerà ogni libertà politica di espressione agli italiani. Nel giro di poco tempo lui diventerà il Duce, ovvero una figura carismatica, una figura che sarà definito dal Papa stesso l'uomo della provvidenza. Tutto questo anche grazie alla sua forte personalità studiata, le sue pose che lo ritraggono quasi divino e potente in filmati e anche in fotografie. Antonio Scurati fa qui vedere la doppia immagine di Mussolini, come uomo pubblico, quindi potente, carismatico, uomo della provvidenza, e come privato, rinchiuso nelle sue stanze, affetto da una malattia psicosomatica, da un'ulcera duodenale, sofferente, però deve rimanere nascosto perché questo sarebbe in contrasto con la grande potenza che lui doveva esprimere. Vicino a lui, anche in questi anni, c'è sempre Margherita Sarfatti, che continua a dargli consigli e ad amarlo nonostante il suo comportamento, diciamo, poco rispettoso verso le donne. Su questo punto Antonio Scurati va in profondità e cerca di comprendere come mai
donna così raffinata e colta si sia fatta, diciamo, sia stata attratta da un uomo come Mussolini. E qui veramente scavo fondo, e Antonio Scurati sostiene che lei aveva perso un figlio durante la prima guerra mondiale, un figlio giovane, e quindi pensava che il fascismo lo poteva creare, poteva crearlo un eroe, e questo era il motivo per cui lei si dava a quest'uomo, e questo era il motivo per cui lei tradiva il marito. Voleva cercare di compensare questa morte che probabilmente l'aveva fortemente fatta soffrire. Durante questi anni, siamo circa nel 1925, Mussolini deve affrontare degli attentati. Il primo di questi attentati è stato organizzato da un onorevole socialista, Tito Zanimoni, però proprio mentre lui sta per sparare lo trovano le squadre e lo incarcerano. Poi c'è un secondo attentato di una donna non sana di mente, una figlia di un lord inglese che si chiamava Albina Gibson. Anche qui Mussolini pare che sia, alzando la mano, sia riuscito ad evitare questo proiettile che l'ha invece preso di striscio al naso. E poi c'è il terzo, forse il più drammatico e il più cruento, quello a Bologna, dove viene incolpato Anteo Zamboni di aver sparato al Duce mentre passava con la macchina in via Indipendenza, e il ragazzo però continua a negare fino alla fine, e qui si vede tutta la crudeltà delle squadre fasciste che accoltellano prima e strangolano poi il ragazzo che aveva solo 15 anni. Ora, questi attentati lasciano qualcosa di sospetto, sembrano quasi che fossero stati creati per rendere ancora più invincibile l'immagine del Duce. Dice Antonio Scurati che questi attentati sono stati organizzati per destabilizzare, che questi attentati destabilizzano per stabilizzare. Ma non è ancora completa, diciamo, la figura del Duce senza un impero. Ora, lui eredita questa idea dell'impero sicuramente dai governi precedenti, dal governo liberale, e vuole anche lui un territorio da dominare in Africa settentrionale, rifacendosi un po' al vecchio impero romano, che anche lì che aveva occupato dei territori in Africa settentrionale. Affida tutte le attività africane a un generale molto spietato. Stiamo parlando di Rodolfo Graziani. Gli italiani trovano enormi difficoltà a sottomettere alcune popolazioni libiche e non esitano a utilizzare dei mezzi molto spietati. Pare che, anzi sicuramente, abbiano deportato più di 100.000 persone dall'interno della Libia fino a dei campi di concentramento sulla costa, campi di concentramento che offrivano delle condizioni di vita veramente drammatiche agli ospiti. Infatti il tasso di mortalità in questi campi di concentramento era veramente altissimo. Inoltre, quando poi gli italiani si sono trovati hanno realizzato che comunque, nonostante queste deportazioni, non riuscivano a sottomettere queste popolazioni, non hanno esitato ad utilizzare le prede, il famoso gas tossico che era stato usato nella prima guerra mondiale. Naturalmente di tutto questo non è stata fatta nessuna menzione sui giornali italiani, ma alcuni storici hanno scritto che gli italiani in questa situazione hanno fatto e hanno offerto ai tedeschi le prove generali per l'Olocausto. Il romanzo
fascismo, raccontano un mondo assolutamente maschile. Mussolini viene presentato praticamente come un uomo poco programmatico, che si affida al caso, agli eventi, che di volta in volta decide cosa deve fare, un uomo un po' vuoto, se vogliamo. Lui si definisce a un certo punto l'uomo del dopo, cioè colui che arriva sulla scena degli eventi dopo che gli eventi sono già accaduti. Se vogliamo trovare delle responsabilità di quanto è successo in Italia in questi anni, secondo Antonio Scurati la dobbiamo proprio trovare nel liberalismo italiano, che non ha bloccato e non ha capito questo grosso evento che stava, questo grosso movimento che stava sempre più crescendo. L'autore, diciamo che questi libri sono molto importanti e sono stati scritti in maniera molto rispettosa e molto intelligente, perché l'autore cerca di documentare tutto quello che afferma senza mai insinuare nel lettore alcun pregiudizio ideologico. È importante quindi leggerli per lasciarsi andare alla storia. La lettura è veramente molto piacevole e poi magari alla fine crearsi una propria opinione personale sugli eventi e sulla persona. Questo è quello che consiglio, e perché penso che oggi avere una propria opinione personale sia degli elementi che arricchisce di più una persona.